Siamo pronti, buongiorno, benvenuti, avete già assistito a un cluster stamattina molto interessante. Salutiamo tutti gli amici che sono qui presenti al Salone, la Fiera Internazionale del Libro, 34esima edizione. Saluto gli amici che ci stanno seguendo via streaming sulla nostra web TV, i nostri colleghi, buongiorno, grazie per essere con noi, e i nostri artisti, per cui questo teatro che abbiamo ricostruito, devo dire che è molto suggestivo, con tanto di volta, per cui è una cosa bellissima, mi pone nella condizione finalmente, devo dire, di cominciare una mattinata, perché di giovani ne ho, ma cominciare non era mai successo, e sono molto contento. Sono Alvin Crescini, buongiorno, e vi presento Alex Marè. Alex, buongiorno. Ciao Alex, buongiorno, non so se è aperto il microfono, sì, è aperto, perfetto. Alex, dobbiamo raccontarci un po' di cose. Intanto le idee dei giovani, queste contaminazioni così belle che riusciamo a mettere al servizio della cultura marchigiana, italiana ed internazionale. Tu che cosa hai fatto? Hai fatto una cosa bellissima che parte da un concetto molto semplice, la fotografia. Prego. Esatto, praticamente ho voluto raccontare il periodo storico che stavamo vivendo, quello del Covid-19, davanti, fotografando 100 persone davanti al Sagrato del Duomo. E proprio per questo, insomma, ho iniziato questo progetto nel 2021. Sì. Proprio a febbraio 2021 ho coinvolto 100 persone attraverso un contest che è stato, diciamo, 2021, quindi nel rispetto delle normative Covid. Totalmente nel rispetto delle normative Covid. Infatti è stato un discorso un po' difficile, diciamo, da portare avanti, ma rappresentare quel periodo storico in quel momento particolare è stato, diciamo, il massimo, tra virgolette. Hai messo insieme quindi 100 figure puramente casuali, sono state scelte, cioè passavano, erano dei passanti, no. Oppure c'è uno studio dietro? In realtà no, sono state scelte in base all'ordine d'arrivo delle candidature, cioè nel senso che io ho fatto un contest online e nei giornali, e questo praticamente ha riscosso parecchio successo. Nel primo giorno si sono candidati in tutta Italia 750 persone, quindi ho dovuto subito fermare questo discorso e diciamo che è andato molto bene. Sono state scelte in base all'ordine d'arrivo delle candidature via mail e, insomma, tramite social. Bene, il profilo ideale? Il tutto in maniera democratica, nel senso, democratica, lo immagino. Non conoscevo nessuno delle 100 persone, e è stata una cosa bellissima metterle davanti al Sagrato del Duomo e fotografarle, diciamo, proprio dalle 7 di sera fino alle 8 e un quarto, diciamo, della sera, per 7 giorni consecutivi. Quindi hanno partecipato anche forze dell'ordine come la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri. Immagino anche la Protezione Civile per sistemare. Esatto, c'è stata, diciamo, anche i Vigili del Fuoco volontari, ci sono state parecchie autorità, e sono stato contento che abbia unito tutte quante, diciamo, sia le categorie, senza distinzione, cioè, tanto che nel libro io ho voluto che tutti fossero messi alla stessa maniera. Dovevano indossare degli abiti particolari? Sto cercando di spoilerare un po' quello che poi andremo a vedere. No, volevo addirittura che ognuno rappresentasse quello che era, cioè nel senso, infatti tutti all'inizio mi chiedevano: ma come mi devo vestire? Cosa devo portare? È un dress code? E no, invece è proprio stata questa la cosa più bella, perché ognuno rappresentava se stesso, cioè con le proprie passioni e, diciamo, quello che proprio era. Ad esempio c'era un ragazzo che è venuto con un vinile che fa il disc jockey, ad esempio una ragazza che, sorpreso io, ha tirato fuori una bandierina da guardialine, pazzesco. È bellissimo, ognuno quindi ha dato una piccola nota del proprio lavoro, della propria passione, e l'ha inserita in questo album. Esatto, un proprio valore. Una domanda che probabilmente molti si stanno ponendo: ci sono dei marchigiani in questi 100 eletti? Sì, praticamente sono quasi tutti marchigiani, perché proprio come detto te... Perché volevo arrivare poi a questo. Per raccontare, insomma, in quel periodo c'erano delle restrizioni, esatto. Chiaramente, infatti ho preso tutte persone delle Marche, e questo è stato molto bello perché, insomma, siamo tutti una famiglia. E aprendo questo libro, quindi, qual è la sensazione, l'emozione che vuoi trasferire? Perché abbiamo Fermo, abbiamo la cattedrale, queste 100 persone che in qualche modo si legano a Fermo, e poi mi spiegherai anche quali sono le modalità, diciamo, umane attraverso le quali sono legate. Ma che cosa vuoi trasmettere con questo tipo di esperienza? Allora, io voglio trasmettere più che altro... trasmettere, o meglio comunicare, proprio nel futuro quello che è stato il periodo che abbiamo vissuto, e perché ad oggi lo apprezziamo, credo, in un modo molto vicino, cioè lo abbiamo vissuto un anno fa e lo stiamo ancora vivendo, purtroppo, ma io credo che tra qualche anno sarà un documento, lo vedo come un documento storico, perché vedere l'Arma dei Carabinieri, ad esempio, posare con la mascherina, insomma, non ce credo... la ricorderemo, sì. Finirà sui libri di storia, dicono, sì. Quelli che hanno qualche anno più di noi, di me magari un po' meno rispetto a te. Ed è la domanda che ti faccio, Alex: quanti anni hai? 27. Come nasce questa passione che ti ha portato poi a fare questa esperienza?
Allora, nasce da un percorso che è, diciamo, proprio nato 10 anni fa. E ho seguito le settimane della moda a livello fotografico di Milano e Parigi e poi mi sono, diciamo che ho iniziato a levare, tra virgolette, il bianco e nero. E infatti da oggi, da qualche anno in poi, insomma, fino ad ora, fotografo proprio in bianco e nero. È partito come, credo... Perché lascia agli altri l'immaginazione di colorarla? Perché ognuno ha il suo colore preferito e quindi tende a dare una tonalità o una serie di tonalità... Allora, secondo me distoglie di meno lo sguardo rispetto al colore, cioè nel senso che ti lascia un po' immaginare, no? Però ci si concentra di più. Esatto, è proprio questo il discorso. E a me piace proprio lavorare con i chiari oscuri, è chiaro. E, credo che proprio sia la mia comunicazione futura per, insomma... Ma ci sono degli esempi anche nelle marche, voglio dire, importantissimi, penso a Giacomelli adesso. Esatto. E Giacomelli del bianco e nero ne ha fatto una grande arte. Una propria immagine, esatto. Ed è una cifra stilistica, io mi auguro che tu possa seguire quelle orme che sono orme molto importanti e che hanno portato la nostra Senigallia, ma in generale le Marche, in giro per il mondo. Alex, è una cosa molto bella, guarda, sono molto contento di avere una passione da parte di un ragazzo che è legata a tecnologia, perché oggi le fotografie si fanno con strumenti che sono alla portata di tutti, allora. però su questo, bravo, volevo portarti a una piccola provocazione. Non è vero che avere lo smartphone, il device, fa diventare fotografi, lo possiamo dire finalmente? Allora, diciamo che mi meneranno, insomma, mi picchieranno proprio i fotografi che saranno presenti. La fotografia è stata portata veramente alla portata di tutti e questo è un bene. Non diciamo che la fotografia attraverso le reflex era meglio o era peggio. Oggi possiamo fare la fotografia con tutto. Abbiamo un dispositivo che va benissimo. È molto, insomma, versatile. Esatto, il cellulare, insomma. Però chiaramente per discorsi magari più tecnici, e diciamo che molti oggi fotografano, ma non c'è più quella bellezza di stampare la fotografia e vedere quello che eravamo qualche anno fa. Perché se io ti faccio una domanda adesso, quante fotografie hai stampato negli ultimi 10 anni? Pochissime, solo dei figli, dico la verità, per cui credo che... Ecco, ma proprio... penso di interpretare un, sì, po' quello che cioè, ne credo... stampo pochissime, ma ho anche un brutto vizio, quello che più dà fastidio, così parliamo un po' della tua attività, è che di un soggetto faccio 20 scatti, tanto prima o poi uno lo piglio, ecco. E questo ti porta a non essere un professionista, cioè non guardi più il tanto, ne faccio 20, una sarà buona. E infatti il discorso è proprio immaginare quello che dovrebbe uscire fuori e farlo una volta ma fatto bene. Se tu ben ricordi, qualche anno fa sicuramente, te lo ricordi forse molto meglio di me, con la fotografia a pellicola si faceva una fotografia e quella era. E infatti vengo dalla scuola della pellicola, dall'analogico, e grazie a questo probabilmente è solamente lo strumento per raccontare e appunto comunicare attraverso la fotografia, è proprio, diciamo, la camera. Ed è bellissimo, hai dato un messaggio ai nostri ragazzi che bisogna impegnarsi, non basta avere, e da lì siamo partiti, lo strumento, no, ma bisogna saperlo battere, ok? Il ferro va benissimo. Esatto, però... bisogna un po' studiarci sopra e poi inventarsi qual è proprio la vena comunicativa personale che ognuno di noi magari... Senti, tu sei autodidatta, ti ha dato qualcosa, tu hai una famiglia importante, insomma, diciamo che la vocazione della cultura e dell'arte in qualche modo... qualche, sì, modo ce l'hai, e poi ne parleremo tra qualche istante. Però dimmi, hai fatto degli studi? No, sono, ecco, autodidatta, diciamo che proprio il non dormirci la notte, dico sempre, porta secondo me a molti risultati, perché se uno ha il talento, ok, ma se uno non lo coltiva, poi il talento viene sorpassato dalla voglia di arrivare di qualcun altro, quindi credo che, insomma... Quindi ci vuole curiosità, molta, però tanta molta, conoscenza, molta. Curiosità sempre, poi soprattutto quando metti a disposizione degli altri una tua percezione che è il risultato della fotografia. Esatto, esatto. Entrando nel merito quindi di questa pubblicazione... Allora, entrando nel merito della pubblicazione, piano piano, insomma, l'ho pubblicata proprio il 7 dicembre del 2021, quindi a, diciamo, qualche mese fa, e poi ho voluto omaggiare il Presidente della Repubblica con quest'opera. Infatti mi è arrivata, insomma, proprio la risposta dalla sua segreteria personale, che è stata incaricata dal Presidente della Repubblica, e stessa cosa ho fatto con il Papa, Papa Francesco. Ho visto una foto, tra l'altro, che stavano vedendo anche, dove c'è sì, la consegna, credo, e c'è proprio il momento sulla santità, vero? Della consegna. Esatto, e lì però sono andato di persona, a differenza, e diciamo che è stata un'emozione molto particolare. Ci siamo soffermati a parlare proprio qualche minuto, gli ho raccontato, insomma, proprio come ho iniziato questo progetto, e gli è piaciuto, devo dirti la verità, il discorso di aver messo tutti allo stesso livello, tutti alla pari, così come l'abbiamo vissuta, insomma, questa pandemia. E magari adesso in futuro vedremo che ci sarà probabilmente un'altra risposta,
Allora, adesso aspetta. Il futuro ne hai tanto davanti. E sarà meraviglioso, su questo non ho dubbi. Adesso parliamo del presente, che è bellissimo, poi chiudiamo con il futuro perché abbiamo ancora qualche minuto. Perché è già stato recapitato ad un'altra persona. Ah sì? Bene, dai, diciamolo. Spoileriamo, sì. È stato recapitato alla regina Elisabetta, che ha tante cose da dire. Esatto. Devo dire che lì però peccherai col tuo bianco e nero dell'enorme sfoggio di colori e di abbinamenti, perché lei è meravigliosa della regina. Quindi sì, lì... però insomma, avendo una cultura molto larga ed ampia, aver raccontato una regione, insomma un paese comunque sia, è un momento storico, insomma vorrei proprio vedere una sua risposta, un suo parere. Questo è bellissimo. Torniamo allora al ritratto fotografico fermo, voglio entrare sulle 100 persone. Ce n'è una che ti ha emozionato di più? Allora, chi più chi meno, insomma tutti, perché ho avuto circa 5 minuti per fotografarli e conoscerli, perché io non li conoscevo, quindi è stata, diciamo, dall'inizio alla fine una scoperta. E certo, è vero che c'è stata una ballerina di danza classica, ad esempio, che posa nel Duomo, e quindi che devo dirti, c'è stato anche un cavaliere da dressage della Nazionale, ha portato proprio un cavallo, 5 ore di preparazione prima di scattare la foto, quindi insomma la Polizia di Stato, per me fotografare anche l'Arma dei Carabinieri e la Polizia, insomma le Forze dell'Ordine, è stato un gran privilegio, devo molto dire emozionante. La verità, soprattutto in quel momento, insomma. Nella scelta, mi hai detto che è stata piuttosto casuale, voluto prendere tutte le fasce d'età? Ho voluto, addirittura ci sono anche dei bambini molto piccoli, diciamo 4-5 anni, che i genitori insomma hanno voluto portare proprio per farsi ritrarre e uscire in un libro, perché è stato anche questo il discorso. Per le fasce d'età le ho prese tutte, diciamo proprio dai 4 anni ai 78-80, insomma. È stato proprio questo, l'omogeneità dell'età, insomma, non prendere solamente i ragazzi e non prendere magari solamente le persone più adulte. E, sì, comunque sono state prese tutte, diciamo, in ordine di arrivo. In ordine di arrivo, quindi non c'è una cronologia temporale dettata dall'età, dai più piccoli ai più grandi, no. E c'è questa scalata nel libro, no? Sono puramente casuali. Ad ogni fotografia hai accompagnato una sensazione, una frase, un'emozione, una bio leggerissima del protagonista? Allora, in realtà no, sai che ho fatto? Adesso ti dico come l'ho pensata, insomma. Allora, io ho voluto mettere soltanto il nominativo, senza cognome, cioè tutti allo stesso livello. Ad esempio c'era anche, per esempio, facciamo un esempio dell'Arma dei Carabinieri, il maresciallo, non ho messo maresciallo, ho messo solamente il nome e basta. Marco, senza Nunzio, cognome. Antonio. Marco, ad esempio Marco, come l'unica eccezione è stata fatta per l'arcivescovo di Fermo, ci ho scritto Monsignor e basta. Lì serviva il ruolo, insomma. Esatto. È un'esperienza bellissima che vogliamo condividere con voi, fatelo. Gustandovi questo ritratto fotografico fermo, fatto da un 27enne che ha veramente tanta energia, tanta grinta e ci dai tanto coraggio, così portiamo Fermo in giro per l'Italia e in giro per il mondo. Grazie, grazie Alex Marè, vorrei un bel applauso per Alex. Grazie per essere stato con noi, Alex. Io vado avanti perché passo all'altra figura, sì, dei Marè, con la quale parleremo di libri. Faccio un cambio velocissimo, Alex, passa pure il microfono. Grazie mille. Savino, grazie a te. Noi continuiamo, rimaniamo